Buongiorno ragazze, come state? Ah, mi sto asciugando un po'. Allora, stamattina sono felicissima perché una mia amica praticamente mi ha mandato una locandina dicendo che sta facendo di tutto per andare al concerto dei Coldplay, che voi sapete è il nostro gruppo del cuore. L'anno prossimo a luglio, 12 e 13 luglio a Roma, allo Stadio Olimpico. E Roma da qui insomma è un'oretta, quindi per noi sarebbe perfetto. Sono felicissima perché ecco adesso l'ho sentita proprio adesso, ha detto che sta facendo di tutto per informarsi come prendere i biglietti perché a Napoli non ci siamo riusciti. È impossibile secondo me prendere i biglietti e adesso di nuovo è una speranza che si riaccende a Roma, ancora più vicino, quindi spero tanto che ecco il 25 luglio si apre la prevendita, dobbiamo stare davanti al computer tutta la giornata e diciamo anche per i giorni successivi per poter prendere questi biglietti e andremo io. Dobbiamo trovare quattro biglietti, cioè io, mia sorella, una mia amica, questa amica che mi ha avvisata, e Pietro, e forse anche mio padre, perché a parte che a lui anche piacciono, e poi comunque ci faremo accompagnare con la macchina perché appunto poi al ritorno non ci sono treni, niente, perché finisce in piena notte. Quindi sono felicissima stamattina. Ho di nuovo la speranza, anche se non dovesse andare, questa volta è la terza volta che proviamo, che io provo ad andarci, ma non riesco perché proprio non so come fare per questi biglietti. E niente, poi non sono neanche un'influencer famosa, altrimenti me lo regalavano. No, scherzo. Ho visto che comunque ha tanti TikToker, YouTuber, insomma, quello di Napoli gliel'hanno regalato e sono stata felice per loro. Però è il mio grande sogno e speriamo questa volta di realizzarlo. Comunque, vado alle ciance. Voi come state? Ecco, io sto da sola stamattina perché appunto Pietro sta a casa nuova. Sta seguendo i lavori, stamattina stanno facendo gli impianti, stanno iniziando a fare gli impianti, meno male, siamo a buon punto perché mi ha detto che dopo gli impianti poi si dedicano appunto ai pavimenti e poi tutto il resto, insomma, intonaco, cioè siamo comunque a metà lavoro, penso. E niente, quindi ragazzi, sono felicissima. Veramente, io penso che posso anche morire. No, scherzo. Andare a un concerto dei Coldplay è sempre stato il mio sogno sin da ragazza, però non ce l'ho mai fatta. Perché appunto i biglietti vanno a ruba, ma questa volta questa ragazza ha detto che si mette di punta, ci aiuta per appunto trovarli a tutti i costi, anche se ecco, non è che dipende da noi, insomma, dipende dalle vendite. Mi stanno suonando e un attimo, ecco. Stavo suonando, era il postino. Comunque, ecco, adesso io devo fare tutto qui a casa perché ci siamo appena svegliati, siamo le 9 e niente, quindi vado a passare l'aspirapolvere. Oggi andiamo al mare. Alessio e Elena. Cristian ancora dorme e niente, devo organizzare anche il pranzo, devo vedere cosa fare da mangiare. E niente, fa caldo e questo è. Eccomi qua, mi sono anche cambiata, ho fatto qualcosa, ma volevo farvi vedere come stanno giocando i bimbi. Allora, qui abbiamo una piccola ulchetta e stanno giocando con i pupazzi, peluche, con le robe varie. Fa veramente caldo, però ecco, abbiamo questo ventilatore portatile e intanto vedo i miei video, guardate che intanto i miei figli mentre giocano guardano i miei video. Grazie amori, i miei fan numero uno. E intanto giocano e passano la mattinata, così poi oggi pomeriggio andiamo al mare. Stamattina non ho potuto perché stavo da sola, ero da, cioè, sto da sola, quindi da sola per me è impossibile con tutti e tre. Mia mamma non c'è, Pietro non c'è, zia è partita, zia con mia cugina e mia cugina sono ripartite ieri sera, però zia ritornerà sabato, perché sabato qui c'è la festa e vi ho promesso un vlog della festa della Madonna del Carmelo, è bellissimo, quindi io farò così,
sabato sera vado da mamma, perché la processione sotto casa di mamma passa alle 8 più o meno, alle 20. E quindi poi vedo, faccio il video della processione e poi cerchiamo di andare alla fiera. E prima di andare a preparare il pranzo, guardate cosa devo fare, ma sono obbligata. Devo stirare, ho circa 20 magliette da fare. Credetemi, non ce la proprio faccio, ma Pietro sta senza magliette, porello. Quindi eccole qua, le vado un attimo a stirare, così almeno gliele stiro, gliele metto nel guardaroba, perché porello non ha più maglie. Mi ha detto, sono tutte da stirare. Quindi mi faccio un attimo anima e coraggio e vado a stirare. Tutto ok, in 20 minuti ho stirato, meno male, mi sono tolta penso più di 20 sicuro, 25-26 maglie, porello, stavo senza magliette e canottiere. Sì, ma guardate il mio stato. Vabbè, comunque, ecco, sto in contatto con questa mia amica che mi sta aggiornando per i biglietti. Non è facile, è una cosa molto 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 complicata, però vi darò aggiornate, spero di riuscire. E niente, adesso vado a svuotare la lavastoviglie e ho qui i fagioli dei nonni, guardate, sono i borlotti che loro ovviamente piantano, raccolgono, poi praticamente li cucinano, sono bolliti e poi li fanno queste monoporzioni. Così che io li vado a scongelare e ci vado a fare pasta e fagioli. Quindi per oggi faccio pasta e fagioli. Ci aggiungo una carota, una patata, un po' di sedano. C'è Elena, cipollina. Elena. Sì, adesso svuotiamo la lavastoviglie, aspetta. E niente, questo è Tommy che ha fame, adesso lo mettiamo fuori. Gli do da mangiare e poi lo metto fuori. E niente, quindi vado a cucinare. Allora ragazzi, ecco qua, ho messo fagioli, cipolla, patata, passata di pomodoro, carota e un po' di misto soffritto. Adesso ci vado ad aggiungere l'olio. Beh, l'olio non ci fate caso, ma io nelle minestre lo metto abbastanza abbondantemente, uno perché a loro piace di più e poi perché comunque la parte più dell'olio, insomma la parte più grassa, la vado a dare ad Elena, perché Elena è un po' sottopeso, quindi la pediatra mi ha detto di darle, insomma già non mangio. Calcolate che, aspettate, giro la fotocamera. Calcolate che ieri in tutta la giornata ha mangiato 3 gnocchetti la sera, contati di numero. Non mangia proprio questo periodo, troppo caldo, sto dando anche le vitamine. E ha mangiato una brioscina al mare, stop, non ha mangiato niente. E già è piccolina, che solitamente lei mangia tutto, mangia anche tanto, quindi è il suo fisico così. Però con questo caldo adesso ho proprio lasciato il cibo, quindi... E la pediatra appunto mi ha detto la parte più olio, grassa, con le minestre mettici più olio, mi ha detto gli darei a lei, così almeno anche se mangia 2 cucchiai, quei 2 cucchiai che è simile, è un po' più sostanzioso il pasto che fa. E niente, quindi adesso mi metto a consumare questa pasta e fagioli, tanto sono le 11, a mezzogiorno è pronta, e poi andiamo a mangiare. Allora, per Pietro, Elena e Christian, vado a buttare una pasta mista o i tubettini, vediamo. Per Alessio la sua pastina,
Invece per me oggi vado a fare, ho la mozzarella in scadenza, quindi vado a fare, mi faccio una mozzarella, due pomodori e via. Insomma, mamma mia, fa troppo caldo, ragazzi, io non riesco quando, cioè la capisco Elena, perché anche io con il caldo, e io mangio tanto, vi assicuro, però ecco, non riesco a mangiare, mi sento subito piena anche se mangio una piccola cosetta, quindi beh, è normale, il caldo è così. Va bene, quindi ci aggiorniamo dopo con la pasta. Comunque io sono disperata perché mia figlia non dorme, non mangia e non dorme. Loro sono bravi, loro mangiano e dormono. Invece ecco lei, che Elena non... niente, non dorme, non mangia. Vabbè, non mangia, ma ultimamente per questo caldo, perché altrimenti sta ridendo. Guardate come ride. Ultimamente solo per il caldo non mangia, perché solitamente sì, è di buon appetito, però a dormire sono 2 anni e mezzo che non dorme, niente, non c'è proprio verso di farla dormire. Vabbè, comunque se c'è qualche mamma all'ascolto che ha il mio stesso problema e ha risolto, fatemi sapere, perché ho provato melatonina, gocce quelle naturali a base di camomilla, ma niente, non dorme. Cioè dorme quando dice lei, nei momenti inopportuni, tipo a luna, ora di pranzo, poi non pranza più, così fa. Vabbè, comunque a settembre andrà all'asilo, quindi magari il suo orologio biologico cambierà e le sue abitudini cambieranno e troverà più un equilibrio, lo spero. Comunque ecco, sto cucinando e andiamo a mangiare e niente, ragazze mie, ecco, pasta e fagioli è pronta, quindi adesso io la vado a passare, la passo o la frullo, vediamo, così la rendo più cremosa e così ci vado a buttare anche la pasta, quindi vi faccio vedere con diciamo con la pasta come viene. Ecco qua, allora ho passato il tutto, guardate, bello, bella cremina. Allora vado a buttare questa, che sono i rombi di rape secco, una sorta di maltagliati, penso, la prima volta che li prendo, non lo so, secondo me sono buoni, quindi vado a mettere più o meno mezzo pacco di questo e ci vediamo a pasta cotta. Ecco qua, pasta e fagioli impiattata, ecco quella di Alessio, con il tanto di ventilatore sul tavolo perché è da morire. Sono quasi le 13, aspetto che Pietro si faccia la doccia e poi mangiamo. Speriamo che anche Elena mangi. E niente, per me adesso vado a fare mozzarella e pomodori e ci metto pure un po' di fagioli, così vado a fare una sorta di insalata e mangerò quella e un po' di cocomero e via. Quindi ragazzi, io vi lascio e ci vediamo domani con un nuovo giorno e vi abbraccio tutte. Grazie sempre per quello che mi scrivete, qualsiasi cosa scrivetelo nei commenti se YouTube non li blocca, c'era con me ultimamente, scherzo, e vi mando di nuovo un grosso grosso abbraccio, ci vediamo, ciao!